Buongiorno, procediamo allora nel nostro discorso su Locke e il video che abbiamo girato precedentemente, il video numero 418, è davvero molto importante perché siamo andati a riflettere sull'importanza che Locke dà alla rielaborazione delle idee, ovvero sia alla facoltà del nostro intelletto di rielaborare il materiale che ci proviene dall'esterno e oltretutto al valore che bisogna dare ovviamente all'esperienza, che è quella facoltà che ci dà la possibilità di immagazzinare materiale che poi verrà appunto rielaborato. In questo senso, allora possiamo procedere adesso più speditamente nella comprensione delle tematiche che verranno affrontate ancora da adesso in poi per concludere il pensiero di Locke, dando poi alla fine una certa rilevanza, questo sì, al suo pensiero politico davvero molto importante. Bene, abbiamo detto in passato che Locke si differenzia da Cartesio e per certi versi si avvicinava di più ad Hobbes. Verissimo questo. Però è anche vero che Locke riprende qualcosa anche da Cartesio. Locke riprende in modo particolare il punto di partenza della sua indagine, ovvero il fatto che l'oggetto della nostra conoscenza sia appunto l'idea. Pensare e avere delle idee per Locke sono esattamente la stessa cosa, ma subito Locke introduce la prima grande e importantissima limitazione rispetto alla filosofia di Cartesio, ovvero le idee derivano esclusivamente dall'esperienza, come abbiamo detto nel video precedente, e non sono frutto dell'attività cerebrale che potrebbe benissimo farci avere delle idee anche sulla base di oggetti, di soggetti che non sono frutto della nostra facoltà esperienziale, della nostra esperienza. Perché Cartesio invece affermava anche questo. Ecco, allora in questo modo giustifichiamo poi la presenza di idee di sensazione e di idee di riflessione, perché comunque per Locke tutta la realtà che noi possiamo concepire deriva appunto dall'esterno ed è una rielaborazione di ciò che abbiamo dall'esterno. Ma allo stesso tempo abbiamo anche una rielaborazione di alcune realtà che sono invece interne. Quindi, laddove parliamo di cose, ad esempio, naturali, abbiamo una rielaborazione delle cose esterne. Laddove parliamo delle cose dello spirito, quindi della psiche, della psicologia, abbiamo una rielaborazione delle idee interne. Ecco, le idee possono quindi derivare dall'una o dall'altra di queste realtà, la realtà quindi esterna o dalla realtà spirituale. E allora si chiameranno idee di sensazione se derivano dal senso esterno e idee di riflessione se derivano invece dal senso interno. Quindi, tanto per fare degli esempi, sono idee di sensazione o più semplicemente sensazioni, il colore di una certa cosa, il fatto che ci sia un clima freddo, umido o caldo, il fatto che una cosa sia dura o piuttosto molle o liquida o ancora pressurizzata o aereiforme o dolce o amara, e invece, insomma, tutto quello che riguarda le cose, ecco, i cosiddetti accidenti aristotelici. Tanto per capirci, mentre invece sono idee di riflessione, la percezione stessa, ovviamente, il pensiero, il dubbio, il ragionamento, la conoscenza e più in generale tutte quelle idee che si rifanno al nostro spirito, anche quindi quelle della sfera emotiva, insomma, quindi anche lo stesso amore, l'odio. Tutto quello che fa parte del nostro essere umani, ecco, quindi tutto ciò che appartiene e afferisce alla sfera antropologica. Locke, tra l'altro, si mantiene fedele al principio cartesiano, però
quindi si riavvicina a Cartesio, laddove dice che avere un'idea significa percepirla, cioè esserne cosciente. Ecco, questo sì, significa rendersi conto di avere un'idea. Quindi il cogito ergo sum, cioè il fatto di pensare, quindi sono, sì, certamente, e il fatto di sapere a che cosa si sta pensando e avere perfetta conoscenza di ciò che si sta pensando, tra cui anche la conoscenza appunto del proprio essere, del proprio io, sapere di esserci, sapere di esistere. Questa è la condizione fondamentale, la condicio sine qua non. E di questo principio si avvale proprio nella critica dell'innatismo che viene esposta nel primo dei quattro libri del saggio sull'intelletto, laddove c'è stata la ripartizione in due volumi, nel primo dei primi due volumi che sono stati inseriti all'interno di un unico libro. Questa critica però si riduce di molto anche a un unico argomento. Le idee non ci sono quando non sono pensate. Ecco, che ci riapre addirittura ad una visione quasi parmenidea, no? L'essere è, non essere non è, come se uno dicesse che può pensare al nulla quasi. Ecco, per l'idea, infatti, il fatto di esistere significa che viene anche pensata, altrimenti non è un'idea, altrimenti non c'è, propriamente non c'è. Ecco, il concetto appunto dell'io sono riguarda anche proprio l'idea stessa. L'idea esiste laddove è pensata, laddove c'è. Le idee innate dovrebbero a rigore esistere in tutti gli uomini, quindi anche nei bambini, nelle persone disabili e nei selvaggi. Ma dice Locke, da queste persone non sono pensate le idee e quindi non esistono in loro, almeno da un punto di vista cosciente. Quindi queste persone non hanno coscienza di ciò che stanno pensando, perciò non possono a rigore, considerarsi innate. Si dice che i bambini poi, ecco, qui è importante perché, come abbiamo visto, Locke è un grande precursore di determinate tematiche che saranno poi oggetto e appannaggio delle moderne scienze sociali. Ecco, si dice che i bambini giungano poi alla coscienza di essere nell'età della ragione, ma nell'età della ragione, per la verità, si giunge anche a conoscenze che non sono ritenute innate. Quindi nulla vieta che si possa giungere anche a quelle che si ritengono tali. Ecco, Locke porta come esempi di principi pretesi innati i principi logici di identità e di non contraddizione, ovvero tutto ciò che è per l'appunto, e è impossibile che la stessa cosa sia e non sia. E qui veramente ricadiamo nei discorsi già precedentemente fatti addirittura nelle epoche antiche da Parmenide per un verso e da Aristotele addirittura per un altro verso, nei famosi sillogismi. E ripete addirittura la stessa critica, però Locke, per i principi morali, che lui ritiene che abbiano tutti bisogno di una dimostrazione e non, quindi per tutti vale la stessa dimostrazione, che siano conoscitivi, morali o di altra natura, e non possono dunque essere considerati innati. Quindi, se tutta la nostra conoscenza risulta di idee, e se le idee derivano dall'esperienza, l'analisi della nostra capacità conoscitiva dovrà, in primo luogo, fornire una classificazione di tutte le idee che l'esperienza ci può fornire. Allora, l'esperienza, intanto, diciamo subito, ci fornisce soltanto idee semplici. Le idee complesse sono in realtà articolate, sono argomentate, formate, per meglio dire, dal nostro spirito, dal nostro intelletto, mediante la riunione di varie idee semplici. E quando l'intelletto, infatti, è sprovvisto della riflessione di idee semplici, esso ha soltanto la capacità di riproporle, paragonarle, e riunirle in modi infinitamente vari. La conoscenza quindi umana, qui arriviamo davvero ad una posizione che è anche molto moderna, se vogliamo, è già molto pre-psicologica, molto pre-neuroscientifica, intesa come neuroscienze. La conoscenza umana dunque verrebbe ad essere come la costruzione che risulta da questa capacità di combinazione che è appunto propria dell'intelletto.
È una posizione questa molto raffinata, però neanche l'intelletto può inventare o creare un'idea semplice, nuova, perché queste ci arrivano tutte dall'esperienza, cioè non derivante dall'esperienza, tutte ci devono arrivare dall'esperienza. E neanche non può distruggere nessuna delle idee che l'esperienza fornisce. Questo è uno dei limiti insuperabili che sono propri dell'intelletto umano. E quindi ignorare questo limite significa, secondo Locke, abbandonarsi a semplici sogni che non avrebbero nessun pregio e nessun fondamento concreto. E su questa base, appunto, Locke compila un vero e proprio elenco delle idee semplici che derivano invece dalla sensazione e dalla riflessione. Ecco, per quanto riguarda le idee di sensazione, Locke distingue tra la sensazione. Tra le sensazioni vere e proprie da una parte e le qualità delle cose che le producono in noi dall'altra. Questo è importante, questo lo ripeto. Per quanto riguarda le idee di sensazione, Locke distingue tra le sensazioni da una parte e le qualità delle cose che le producono in noi dall'altra. E a questo proposito riprende appunto la distinzione, qualcuno di voi avrà già capito a chi sto alludendo. La distinzione tra qualità oggettive e qualità soggettive che era stata elaborata da Galileo e da Cartesio, proprio così, e che lui desume dal fisico Robert Boyle, uno dei filosofi che di solito non viene trattato così grandemente nella storia della filosofia, ma fu un fisico molto importante, a quell'epoca veniva trattato come filosofo naturale. Locke chiama poi qualità primarie, originarie, quelle oggettive, che definisce anche reali, intendendo affermare che esistono proprio nei corpi, specificamente nei corpi, realmente nei corpi, al di là del fatto che vengano o meno percepite, come l'estensione, la figura, il movimento. È vero questo. E qualità secondarie, quelle soggettive, i colori, i suoni, i gusti, i profumi, che ci sono finché c'è un soggetto che le percepisce. Non ci sarebbero se, ad esempio, l'essere umano, per una qualche ragione sovrannaturale, non abitasse più il pianeta Terra. Probabilmente il metro di comparazione sarebbe un altro, cioè con la specie animale superiore in quel momento in grado di fare delle elaborazioni. Limitatamente, ovviamente, ma superiore rispetto alle altre. Bene, dice ancora Locke, così concludo questo video, proprio nel suo saggio sull'intelletto umano, ed è mio gradimento leggervelo, lo potete trovare alla pagina 172, che se togliamo la sensazione che abbiamo di queste qualità, se facciamo che l'occhio non veda né luce né colori, che l'orecchio non percepisca suoni, nel palato sapori, nel naso odori, vedremo scomparire e cessare colori, sapori, odori e suoni, in quanto idee particolari che vengono così ridotti alle loro cause, cioè alla mole, alla figura e al movimento delle parti. Bene. Nella prossima puntata vi anticipo già, gentili amici ascoltatori, che vedremo invece l'attività della mente vera e propria. Sembra un argomento psicologico a tutti gli effetti. Grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata. Grazie mille.